che si professa laico dovrebbe tutelare la libertà di culto, che in realtà è già garantita per Costituzione, ma dovrebbe tutelare anche le minoranze. Ma in Italia le minoranze sono davvero tutelate? Eh sì, perché tra la moschea di Milano che non viene costruita e l'ostruzionismo di una parte politica su tutte le leggi che riguardano i diritti civili, sarebbe da dire che forse l'Italia non è quello Stato laico che vorremmo. Ne parliamo questa sera con i nostri ospiti. Buonasera, in studio. Buonasera. Sergio Pallavicini, imam della moschea Al-Wahid di Milano. Buonasera a Pier Giorgio Di Freddi da Torino, matematico e collaboratore della Repubblica, e Camillo Langone. Buonasera. Giornalista, scrittore, autore del libro I pensieri del Lambrusco contro l'invasione. Langone, buonasera. Hashtag buonasera. In onda per commentare in diretta la puntata. Di Freddi, iniziamo da lei. Ma l'Italia, riprendiamo l'anteprima di Parenzo, l'Italia è un paese laico o è un paese che si professa laico? Ma io non credo nemmeno che si professi laico, perché in fondo l'articolo 7 della Costituzione dice chiaramente che c'è un concordato con il Vaticano e con la Chiesa, no? E quindi addirittura nella nostra carta dei valori non c'è questa espressione del laicismo, anche se poi a parole ovviamente viene detta. L'Italia è stata laica per qualche decennio, in realtà dopo il Risorgimento, dopo l'Unità d'Italia, effettivamente i governanti dell'epoca che erano tra l'altro credenti, perché ovviamente no, laicità e ateismo sono due cose diverse, beh, quei governanti erano effettivamente laici. Per dire un esempio, furono loro, credo che verso 1880, posero con la famosa statua di Giordano Bruno a Campo dei Fiori, che certo, è ancora lì, e che il Papa fece fuoco e fiamme per non fare erigere, e poi all'atto della firma del concordato nel 1929 il Papa dell'epoca, Pio XI, cercò di far togliere, ma quelli furono gli unici momenti di laicità dello Stato. Dopodiché con Mussolini appunto arrivò il concordato, e nella Repubblica in realtà la laicità è un valore sì astratto, teorico, diciamo così, ma certamente non c'è nella concretezza e nella pratica. Camillo Langone, contro l'invasione, come giudica la riflessione di Di Freddi, del laicista qualcuno? La giudico molto male, ovviamente. Ha tirato in ballo il periodo della massoneria, in cui gli italiani erano governati da un gruppo di massoni, quindi non li definirei nemmeno atei, ma bensì deisti tecnicamente. Era il periodo delle soppressioni, quando i Savoia e i loro governi diciamo prendevano, rubavano, derubavano la chiesa di conventi, monasteri, chiese, e se le portavano via, cacciavano fuori i frati, le monache, le suore, i preti, e li rivendevano all'asta, e venivano pagati a poco prezzo. Insomma, è stata una rapina. Ecco, praticamente Di Freddi ha fatto un elogio di una classe dirigente di rapinatori, che sono quelli dell'unità d'Italia, post-unitari, eccetera, eccetera. Abbiamo poi tempo di arrivarci. Massoni, molti di loro erano massoni. Abbiamo tempo di arrivarci, perché svilupperemo questa dialettica anche tra Langone e Di Freddi nel corso della puntata, però chiediamo, mettiamo come arbiter Pallavicini. Lei, Pallavicini, è un italiano convertito all'Islam. Nato musulmano. Ah, è nato musulmano. Nato italiano e nato musulmano. In Italia la libertà di culto è garantita, o per un musulmano anche praticante esistono delle difficoltà? È garantita in principio, ma di fatto per almeno la minoranza alla quale io appartengo ci sono delle complessità che rendono a volte non così praticabile la libertà religiosa, anche per delle responsabilità di cui noi stessi come musulmani dobbiamo forse assumerci una maggiore rilevanza. Quindi lei sostiene che, per esempio, rispetto ad altri paesi d'Europa, facciamo un esempio della Francia, lei ha più difficoltà, diciamo, a esercitare la sua libertà di culto? No, in Italia. Io credo che rispetto al laicismo francese c'è qui un carattere di maggiore cultura aperta alla religiosità. Il problema è tradurre la religiosità in un'ottica di pluralismo religioso che permetta a tutte le identità religiose, maggioritarie e minoritarie, di avere una stessa dignità senza essere confusi con delle degenerazioni di una o di un'altra confessione. Dibattito già caldissimo. Sì. Che dici, vero Parenzo? Sì. Mi pare di sì. Il nostro imam ha un linguaggio un po' democristiano alle volte, però arriva. Allora, è famoso, vi si consente la battuta, famoso Islam moderato in questo esatto. senso. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità.
di nuovo in diretta, hashtag in onda, per commentare la puntata. Torno a Torino dal professor Di Fredi. Secondo lei esiste una ingerenza eccessiva da parte della Chiesa nella vita dello Stato italiano? Sicuramente esiste, sia in diretta che diretta. Per esempio, direttamente il fatto di dover pagare l'8 per mille e di doverlo destinare necessariamente a delle associazioni religiose o allo Stato che poi comunque lo usa a scopi religiosi, quella è sicuramente un'ingerenza. L'ora di religione, ad esempio, che formalmente è facoltativa, che poi però nella pratica è quasi obbligatoria in tutte le scuole, da quelle inferiori a quelle superiori, non nell'università, per fortuna, quella è un'altra ingerenza. E poi ci sono le ingerenze indirette. Faccio un esempio fra tutte, per esempio quando Papa Francesco fece quelle dichiarazioni sul sindaco Marino, che poi portarono tra l'altro alle sue dimissioni, o meglio al suo dimissionamento da parte del Partito Democratico. Ma che ingerenza era quella lì? Era una domanda che un cronista gli ha fatto, lui ha detto semplicemente che Marino si era autoinvitato. Definirla ingerenza, sì, però rimane il fatto che lo stesso Marino disse, no, che appunto al Papa forse si potrebbero fare delle domande un po' più elevate, lui potrebbe evitare di fare queste cose. Comunque non c'è bisogno naturalmente di citare Papa Francesco. L'ingerenza della Chiesa anche nella Repubblica dagli anni 50, per esempio, oppure per fare un esempio più vicino a noi, perché altrimenti si potrebbe dire che sono cose molto passate. Nel 2005 abbiamo avuto un referendum sulla procreazione assistita, e questo referendum paradossalmente vedeva due fronti. Da una parte c'erano gli esponenti della scienza, per esempio Rita Levi Montalcini e Renato Dulbecco, che erano i due premi Nobel della medicina italiana dell'epoca, e dall'altra parte c'era uno schieramento che era guidato dal Cardinal Ruini e dal neoeletto Papa Benedetto XVI. È paradossale che su una questione che in realtà non era una questione religiosa, bensì una questione di etica più in generale, e anche che aveva dei risvolti scientifici, ci fossero gli scienziati da una parte e i cardinali e i papi dall'altra. Quella è per esempio un'ingerenza che tra l'altro ebbe perfettamente successo, nel senso che gli italiani non andarono a votare raggiungendo il quorum al referendum, e il referendum fallì. Quindi la legge 40 ce la teniamo ancora adesso, e la legge 40 per esempio è un esempio di nuovo di ingerenza diretta della Chiesa o dei parlamentari, che si rifanno ovviamente ai valori della Chiesa. Non sono i cardinali che votano, ma certamente hanno un drappello che è piuttosto consistente di parlamentari in Parlamento, no? Quindi effettivamente l'ingerenza esiste, anzi è stupefacente che ci si chieda se c'è, no? No, però fra l'altro mi ha fatto pensare le parole di Di Freddi. Sono d'accordo con Parenzo, non so se definire un'ingerenza o meno, però non ho mai pensato al fatto che le parole del Papa furono decisive forse per far cadere Marino. È vero. Ha citato una serie di esempi, Langone, o Di Freddi ha citato una serie di esempi, le frasi del Papa su Marino, per parlare delle cose più piccole, la legge 40, e lei come gli risponde a questo suo atto d'accusa? In Italia c'è stata una santa ingerenza, è stata ingerenza, è abbastanza vero, in epoche passate e trapassate, ovvero sia una santa ingerenza quella che negli anni 40-50 ha consentito all'Italia di rimanere un paese libero, democratico, perché senza l'impegno nel 48, senza l'impegno dei parroci, delle processioni, le madonne, i comitati civici di GED, eccetera, eccetera, l'azione cattolica, eccetera, eccetera, noi avremmo avuto decenni di dittatura comunista in Italia. Quindi santissima ingerenza. Oggi ovviamente questa cosa qui non esiste assolutamente più, si cita solo cose, episodi anche lì un po' passati, perché il referendum è un po' passato. È stato anche quello, comunque nessuno ha obbligato i cattolici a votare o non votare, lo hanno fatto di loro iniziativa. Quella della Chiesa, di alcuni esponenti della Chiesa, è stata una suasione morale, una persuasione morale, quindi, ma che comunque in questo momento è svanita pure quella. Quindi l'ingerenza non esiste in alcun modo più, e quando è esistita è stata santa. Coinvolgiamo Pallavicini, cosa pensa del fatto che un paese con una Costituzione che garantisce per iscritto la libertà di culto in realtà non riconosce, ad esempio, a Milano la possibilità di costruire una moschea, o le moschee legali in Italia sono, credo, se non ricordo male, soltanto 6 o 7. Ma tutte le altre sono illegali. È il problema che ci portiamo dietro da decenni, almeno da quando sono nato 50 anni fa. L'Islam non è riconosciuto tra le confessioni religiose autorizzate o organizzate
tramite un'intesa con lo Stato italiano. E quindi fa sì che da un certo punto di vista oltre 1,5 milioni di musulmani in Italia e tra questi quasi 100,000 italiani musulmani vivano la loro religione, la loro fede in clandestinità. È come se di fatto, in qualche misura, è a nostra buona volontà riuscire a organizzarci per bene, per avere la dignità di un culto allo stesso livello delle altre confessioni religiose. Quindi ci sono delle incongruenze. Va detto che comunque ci sono delle condizioni per essere riconosciuti e per ottenere un'intesa. E da un lato non c'è una volontà politica e dall'altro lato c'è una eccessiva litigiosità o incapacità di responsabilizzarsi da parte di varie correnti dell'Islam italiano. Parenzo nominava le 7 moschee riconosciute in Italia, c'è l'8ª di cui si parla da anni ma non è stata mai costruita ed è quella di Milano. Vediamo perché. Sara Giudice. Questo è uno dei luoghi a Milano dove doveva essere costruita la nuova moschea. Guardate in che condizioni è. Questi sono i vecchi bagni pubblici. Ognuno dovrebbe andare a casa sua, che qui prepotenti non li vogliamo. Io non sono razzista, loro sono razzisti, basta. La Costituzione garantisce il diritto di culto per tutti. Non mi faccia bestemmiare. Questo è il centro culturale islamico di Viale Padova. Guardate, i fedeli sono tantissimi, centinaia che ogni venerdì pregano in questo garage perché non c'è un altro spazio. Dal 1993 siamo in affitto con questa sede, un capannone, una soluzione temporanea. Milano è una città internazionale, non è una periferia e deve essere governata da persone che hanno una visione internazionale. Una comunità che conta 100,000 musulmani hanno il diritto di avere il loro luogo di culto, come tutte le altre confessioni religiose. Come garantite voi la sicurezza di questo luogo di culto? La sicurezza ci sono i servizi segreti, c'è la forza dell'ordine, che noi siamo in collaborazione con loro, io non lo dico, non lo nascondo. Credo che avere un luogo di culto degno, trasparente, è più sicuro ancora per la città di Milano. Ecco un altro luogo dove ogni venerdì centinaia di musulmani si riuniscono per la preghiera. Anche questo posto da anni aspetta che venga costruita una moschea ufficiale. Su quest'area era già partito un progetto firmato dall'architetto Italo Rota, mai partito dopo la bocciatura del TAR al bando del Comune di Milano. Motivi burocratici, ma soprattutto motivi politici. Sì, perché a Milano, infatti, l'interlocutore di riferimento nella comunità islamica sembra non possedere le garanzie minime di sicurezza. A me quello che fa, diciamo, più rabbia da esponente politico del Partito Democratico è il fatto che il PD, soprattutto il PD cittadino, non dica parole chiare e certe nei confronti di questa realtà. Bisogna dire con forza che con queste persone non si deve dialogare e con queste persone, finché non saranno chiari su determinati valori, con queste persone non si deve, diciamo, intavolare una trattativa per costruire una moschea a Milano. La realtà è quella del CAIM, Coordinamento Associazioni Islamiche di Milano. Il padre del presidente dell'associazione solo pochi giorni fa scriveva così sul suo profilo Facebook: la Turchia torna ad essere una grande nazione musulmana di fatto e di diritto. Allah protegga nostro fratello Erdogan. Noi dobbiamo rafforzare quelle realtà islamiche moderate che sono presenti all'interno del territorio a discapito di altre realtà che hanno poco di moderato e che purtroppo la politica ha dato molto spazio. Intanto la regione Lombardia prepara le deleghe cosiddette anti-islam affidate all'assessore Viviana Beccalossi. Una verifica su tutto ciò che si può fare di più e meglio per cercare, nel limite di quelle che sono le competenze, di ciò che è possibile fare per mettere il più possibile in sicurezza i cittadini lombardi dal pericolo di per noi
costruire una o più moschee a Milano non sono una priorità per l'amministrazione comunale. Assessore, il fatto che non ci sia una grande moschea non significa che non ci siano dei fedeli che pregano. Paesi da dove provengono i molti musulmani che abitano o lavorano o operano a Milano, i cristiani non possono aprire una chiesa, quanto aprono molto spesso viene bruciata. La parola passa al nuovo sindaco Giuseppe Sala. Langone, nella copertina del suo libro c'è stampato un bellissimo campanile. E il futuro delle nostre città quale sarà? Quello di vedere a fianco a un campanile anche un minareto? Se continua così, senz'altro. Abbiamo l'invasione, poi abbiamo anche questa piccola autoinvasione degli italiani. Io lo dicevo in positivo, però. A questo, come? Io lo dicevo in positivo, cioè come non necessariamente negativo. Ma tu, per le tue origini, non dovresti essere molto contento, perché dove ci sono i minareti, gli ebrei vengono spesso cacciati, cioè quindi non, sì, è diciamo, molto preoccupante. Diciamo è che molto in preoccupante. Francia, sì, io sarei, sai benissimo che dal Levante, dal Mediterraneo orientale, sono stati cacciati prima gli ebrei e dopo i cristiani. Però Langone, no, solo per precisare, a pochissimi chilometri da questo tavolo c'è la moschea, penso, più grande d'Europa, e Parenzo conduce liberamente la sua trasmissione televisiva senza che nessuno gli dica nulla. Assolutamente. Ma perché è una. Voi avete visto in Turchia, quando Erdogan ha chiamato i musulmani in piazza, si è avvalso dei minareti, si è avvalso dei muezzin, ha mobilitato i muezzin. Naturalmente facciamo costruire tanti minareti, tante moschee nelle città italiane, e poi ovviamente saremo in balia dell'Islam, che è una religione ma è anche una politica, perché sappiamo che nell'Islam non c'è differenza fra politica e religione, così come nel cristianesimo, sì, grazie al fatto che Gesù Cristo ha detto date a Dio quel che è di Dio, a Cesare quel che è di Cesare. Questa separazione Stato-Chiesa non esiste nell'Islam, quindi se noi ci riempiamo le città di minareti, ci riempiamo di muezzin, che un bel giorno possono dire andate e tagliate la gola agli ebrei o ai cristiani. Per carità, in studio abbiamo Yaya Pallavicini, e non è che è sinonimo di tagliagole il signor Pallavicini, per quanto sia di fede islamica. Ma i minareti sono dei simboli, sono dei luoghi dai quali può avvenire questo, non è che debba immediatamente avvenire questo, ma però sappiamo vero, che i musulmani quando diventano tanti diventano molto più prepotenti e poi cominciano a prendere in mano la situazione. E non credo che ci saranno parroci dall'alto dei campanili che diranno mai, non è mai accaduto, di uccidere o di entrare in strada armati, non succede. Beh, sentiamo per la vicina a questo punto. No, non sono d'accordo, è una visione molto apologetica e distorta della storia. In Turchia non è accaduto, cosa non è d'accordo? Non sono d'accordo. In Turchia questo non è accaduto. Non può non essere d'accordo. No, guardi che il presidente Erdogan ha chiamato il sistema delle moschee e dei campi e dei minareti, dei muezzin, in Turchia Langone, è servito per fare un colpo di stato islamico. Non so questo se è per il sistema delle vostre moschee. Non so se per il Langone riesce ad essere, diciamo, più l'unico ospite che riesce ad essere più forte in collegamento di quelli in studio. Pallavicini, non faccia arroganza, non è la forza dell'intelligenza. Non faccia per milioni di musulmani. Faccia vocalmente il moderato, risponda. No, intanto a me quello che interessa in Turchia interessa poco, nel senso che a me interessa che i credenti e i cittadini in Italia possano vivere dignitosamente sia la loro responsabilità civile che la loro dignità religiosa. Quindi questo è quello per cui noi ci battiamo. Il problema della libertà religiosa o del riconoscimento dell'Islam in Italia è legato probabilmente proprio al fatto di trovare degli interlocutori che non siano moderati, ma che siano affidabili proprio nella declinazione dell'autenticità della religione nel contesto della laicità di un'Italia contemporanea, moderna e democratica. Questa è la sfida, è una sfida che l'ebraismo e il cristianesimo hanno vissuto in maniera qualificata e che la massa dell'Islam, quella parte soprattutto sana, che non ha nulla a che fare né con i movimenti ideologici né tantomeno con gli attaccamenti ai campanili o ai minareti, vuole cercare di costruire in termini proprio di qualità sociale e di dignità religiosa. Odi Fredi, coinvolgiamolo, lei è un laico fino nel midollo, come potrebbe semplificare qualcuno, però da laico che immagino rispetta la Costituzione
si trova favorevole a costruire una moschea a Milano eventualmente? A me non dà nessun fastidio, anche perché la moschea deve servire agli islamici che vanno a pregarci, esattamente come i cristiani vanno nelle chiese. Diciamo che mi danno tanto fastidio le moschee quanto le chiese, però le accetto tutte e due, no? Benevolmente, no? E mi sembra che sarebbe anche abbastanza sensato proporre, no? Che ci fosse almeno una rappresentanza di moschee proporzionale al numero di islamici che c'è in Italia. Ma non capisco il fastidio, il fastidio che le genera un minareto e un campanile, un fastidio proprio epidermico. Più che altro di rumore, perché in realtà i campanili hanno le campane, come d'altra parte si chiamano così, e i muezzin sui minareti, chiunque sia stato nei paesi arabi non sa bene che tragedia possono essere per coloro che hanno il sonno debole, ma a parte questo, no, che appunto è una questione puramente personale, però volevo dire, no, semplicemente, che mi sembra un po' che la visione che aveva Langone prima dell'Islam come di una religione fondamentalista e invece del cristianesimo come una cosa diversa, insomma, è completamente sbagliata. I simboli, certo che i muezzin e i minareti sono simboli nei paesi islamici, noi avremmo appunto i nostri campanili, no? In Italia se ci fosse probabilmente un colpo di Stato, no? E là usano quello che hanno, però i simboli ci sono anche nel cristianesimo, forse che la croce non è stato un simbolo di guerra per secoli e millenni, addirittura i crociati portavano una croce che era fatta a forma di spada, i conquistadores nell'America arrivavano col crocifisso, no? In realtà il cristianesimo e l'Islam si intendono poco, no? Perché sono fatti della stessa pasta, sono due facce di una stessa medaglia, che è la medaglia del monoteismo. Anche l'ebraismo ovviamente è monoteista, ma a differenza del cristianesimo e dell'Islam non cerca di fare proselitismo, quindi insomma è una questione diversa. Sì. Mentre invece sia il cristianesimo, no, che l'Islam sono monoteisti, ovviamente dicono il mio Dio è l'unico, no? E certo accettare quelli degli altri che dicono la stessa cosa diventa difficile, quindi io trovo che da questo punto di vista siano abbastanza simili ed è per questo che non si sopportano bene, perché in fondo condividono lo stesso approccio alla religione. Langone rumoreggiava durante l'intervento di Oliverio. Rumoreggiava come un campanile, come un minareto, prego Langone. O come un muezzin, sì. Sì, come un muezzin. Allora, purtroppo Odifreddi, purtroppo per fortuna, non so, cioè non so come dire, Odifreddi non ne sa mezza, cioè confonde il monoteismo islamico con quello cristiano, che non è, c'è la Santissima Trinità, c'è la Madonna, i Santi, non lo so, fa della confusione. I crociati come dei violenti. Anche gli islamici hanno i Santi. I crociati erano dei liberatori di territori, cioè cioè una storia questa qui che veramente poteva funzionare al tempo della massoneria ottocentesca. Le crociate sono state una necessità da parte della cristianità per liberare, per consentire il culto a Gerusalemme, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è nessun paragone possibile fra Islam e cristianesimo, perché l'Islam è basato sul Corano, un testo pieno di violenza e di esortazione alla violenza, mentre il cristianesimo sul Vangelo, in cui si parla di porgere l'altra guancia, quindi veramente, o di non scagliare la prima pietra, almeno che, eccetera, eccetera. Quindi stiamo parlando di realtà diversissime che Odifreddi confonde, non so se maliziosamente o meno, ma comunque è desolante il livello. No, però, scusi, secondo lei l'Islam e il cristianesimo non sono entrambi dei monoteismi? Non pensano entrambi che ci sia un unico Dio? Non hanno entrambi la missione di andare e predicare a tutte le genti? Quello arriva dal Vangelo, non certo dal Corano. Ed è proprio su questo che si basa, tra l'altro, l'idea che bisogna andare a conquistare gli altri popoli. Che poi con Papa Francesco è andato in soffitta, non è basato sulla violenza, mentre il proselitismo islamico è basato sulla scimitar. Allora, sentiamo Pallavicini. Entrambi mi sembrate però due ultras, l'ultras del laicismo e l'ultras del cattolicesimo, però va benissimo così, per carità. Sì, io lei non voglio fare l'ultras della moderazione. Lei è proprio, l'ho detto prima, come fatto il vero moderato, il vero, come hai detto prima tu. No, io ho detto moderato, ho detto democristiano. L'imam democristiano, un unicum nella storia, l'imam democristiano. No, ma quello credo che possa essere importante in questa fase storica è invece riuscire a stemperare gli estremismi che purtroppo alcuni uomini appartenenti a diverse culture e comunità religiose hanno fatto nel corso della storia. Però non si può negare che da Abramo ebrei, cristiani, musulmani abbiano avuto l'ispirazione di
di sancire una visione della vita e della storia su, con una proiezione del sacro rispettosa dell'altro anche fraternamente, e soprattutto alla luce di quello che succede in questi mesi e giorni, quello che dobbiamo costruire oggi è una laicità che possa veramente rispettare il pluralismo religioso e distinguere la vera religiosità da quei fondamentalisti, anche tra i laici che invece vorrebbero avere il monopolio della saggezza, quando invece da un lato c'è il monoteismo dei vari credenti onesti. Ma qual è il futuro? Per non entrare nell'interpretazione della Bibbia, del Corano, della Torah e quant'altro. Il futuro, per parlare di cose molto concrete, qual è? Ma il futuro Italia? È sapersi rispettare nelle nostre differenze e costruire insieme uno scenario dove si possa crescere culturalmente e dignitosamente sia tra credenti che tra non credenti. Questo è l'obiettivo della laicità. Ma se la laicità diventa laicità o la religione diventa confessionalismo fondamentalista, in realtà si è tradita sia la laicità che anche le radici della religione. Effettivamente bisognerebbe lanciare un gioco per i fan di Enigmistica: trova una parola fuori posto nell'eloquio di Pallavicini. Manco De Gasperi, guarda. Una c'è di sicuro. Qual è o di Freddi rapidamente? Ed è la differenza fra laicità e laicismo, che io non ho mai capito, no? E che mi piacerebbe naturalmente capire. Adesso la approfondiamo. Devo confessare che sono molto più d'accordo con l'imam che non con quell'altro interlocutore, no? Che in effetti mi sembra un po' un fondamentalista cristiano, mentre invece l'imam mi sembra semplicemente, no, un islamico moderato. Chiamarlo tra l'altro demo cristiano mi sembra che sia anche abbastanza fuori luogo, non si poteva chiamare demo islamico. No, ma era, no? bella, non male demo islamico, però sul tema della laicità c'è stato nei mesi scorsi una prissimo dibattito parlamentare attorno a quelle che sono state le unioni civili, un dibattito politico che molto ci dice della storia di questo paese e che noi ricostruiamo per poi parlarne con voi nel pezzo di Alessandra Teichner. Scritta in un modo, approvata in un altro. È la legge sulle unioni civili, dal percorso tanto lungo quanto intricato, mutilata in alcune parti centrali come l'obbligo di fedeltà e la stepchild adoption per via della spaccatura di politica e cittadini. Le critiche sono piovute in primo luogo dalla Chiesa. Il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della CEI, a gennaio considerò le unioni civili una grande distrazione da parte del Parlamento rispetto ai veri problemi dell'Italia. Per non parlare, aggiunge Bagnasco, del colpo finale, ossia la pratica dell'utero in affitto, peraltro non prevista dalla legge. Per dirla con il cardinal Camillo Luini, la Chiesa si batte per i figli, devono avere padre e madre. Ma ad osteggiare il DDL Cirinnà anche i cittadini, scesi in piazza numerosi con il Family Day e promotori di comitati contrari alla legge. E la politica? In prima linea contro la legge Matteo Salvini, che intimò la disobbedienza a tutti i sindaci leghisti. Ma un ruolo importante è stato giocato anche da Angelino Alfano, che appoggiò il Family Day. Ci sarò con il cuore e la mente, ma non fisicamente, perché faccio il ministro dell'interno e preferisco non andare, disse. Ma poi trattò con il Partito Democratico per costruire una legge che andasse bene a tutti. L'intesa, a patto di eliminare dal testo qualsiasi analogia col matrimonio e dello stralcio della stepchild adoption. Un alleato indispensabile al PD, Alfano, dopo il ripensamento del Movimento 5 Stelle. Così è nata una legge che ha accontentato tutti, ma scontentato tutti. Bene, allora scombiniamo le carte. Pallavicini, da cittadino italiano e non da imam, che cosa pensa della legge sulle unioni civili e sulla possibilità di due omosessuali di sposarsi? Mi lascia indifferente, perché io chiaramente sono per educazione e per sensibilità portato a una visione della famiglia che si costituisce, si unisce, procrea e crea uno sviluppo intergenerazionale che è molto vicino, credo, a tutte le dottrine delle altre religioni. No, ma il fatto che lo Stato garantisca la possibilità. Questo rientra tra i parametri della laicità dello Stato, e quindi lo Stato ha il dovere di dover tutelare scelte, sensibilità e minoranze che non necessariamente corrispondono al mio gusto. Senta Langone, invece lei è, come è noto, molto contrario alla legge sull'unione civile. Ci spiega però che male fa lo Stato a garantire a due coppie dello stesso sesso di avere un'unione che sia, diciamo, oltre che vissuta, anche riconosciuta?
Dio mio. Beh, questo l'abbiamo capito. Secondo me voi dovevate chiamare, sì, perché mi hai abbandonato. Sì, no, cioè voglio dire, ero tanto contento di non toccare questo tristissimo tasto relativo alla nostra decadenza morale e demografica. Quindi voglio solo far notare che ho l'impressione che l'imam rappresenti un cavallo di Troia, cioè il moderatismo, il cosiddetto moderatismo islamico è chiaramente un cavallo di Troia. Questi qui, cioè, hanno questo tipo di atteggiamento estremamente condiscendente, che non è sicuramente il mio su questo singolo argomento, ma è comunque, cioè, ovviamente sappiamo che non esiste paese a maggioranza musulmana dove ci siano le unioni civili, cioè, voglio dire, quindi, cioè, viene da ridere, cioè, la gente deve conoscere queste cose, la situazione degli omosessuali nei paesi a maggioranza musulmana, soprattutto degli omosessuali che vogliono manifestare la propria omosessualità, perché poi nell'intimità... Ma infatti parliamo dell'Italia. Sì, però dell'Italia, visto che lei fa bene ovviamente a ricordare questo. Ma l'Islam è una globalizzazione, è una umma, è una comunità mondiale. È inutile dire l'Islam italiano, ma cosa vuol dire l'Islam italiano? Lasciamo stare l'Islam italiano. Ma il Corano è in arabo, cioè, non esiste un Islam italiano, esiste un Islam mondiale. Però chiediamo al cattolicissimo Langone, ecco. Lasciamo stare l'Islam, la Turchia, Erdogan e il nostro amico Pallavicini. Sì. Che male le fa uno Stato italiano che riconosce alle persone omosessuali la possibilità di unirsi, va? A me danno l'impressione di una decadenza morale e demografica di cui non c'è alcun bisogno, cioè, è semplicemente una cosa assolutamente antisociale, negativa, ma non, ripeto, la pratica omosessuale, ma il riconoscimento pubblico della pratica omosessuale. La pratica omosessuale, diciamo, è già, cioè, libera, la società è libera deve sostenere di suo, per le famiglie che prolificano. Noi dobbiamo avere un futuro e il futuro si fa con i figli, non con il coito anale. Dai. Vabbè, adesso questo sembra la non si fa col coito anale, dai. No, vabbè, adesso nel dettaglio possiamo essere tutti assolutamente d'accordo. Secondo me siete d'accordo. Lei ha figli? Ma no, ma non facciamo, è un fatto personale. Io potrei essere anche un sodomita, magari. No, ma lei può essere per me quello che vuole. Mi sembra più l'Ayatollah Langone, però. Abbiamo l'Islam e l'Ayatollah Langone stasera. Però è bello questo. Sapevo che le sarebbe piaciuto, per questo glielo dico. Mi esalta, mi entusiasma. Vabbè, allora, dall'Ayatollah Langone al professore invece... Oddi Fredi, il fatto che lo Stato sia arrivato a riconoscere questa legge vuol dire che però un passo in avanti sulla laicità si è fatto, o no? Il servizio l'ha detto bene, in realtà questa è una legge che ha scontentato tutti, perché non è né una legge fondamentalista dal punto di vista cattolico e né una legge laica come si sarebbe potuti aspettare. Langone prima citava i paesi islamici, ma andiamo a vedere quelli che a noi interessano, cioè i paesi cristiani. In Argentina, 5 anni fa, quando ancora il Papa Francesco era il cardinale Bergoglio ed era appunto il primate di Argentina, ci fu un problema analogo, si fecero i Family Day, si cercò... E tra l'altro in questo caso Papa Francesco, meglio il Cardinale Bergoglio, entrò direttamente in campo e disse delle parole così conservatrici, che erano esattamente quelle che poi abbiamo sentito adesso ripetere magari in maniera autonoma da Langone, che la maggioranza del Parlamento argentino, che in realtà era contraria a quella legge, che non era sulle unioni civili come la nostra, ma sui matrimoni semplicemente, no? Sì. Che quindi permetteva dichiaratamente i matrimoni, questa maggioranza venne rivoltata, addirittura il presidente, la signora Kirchner, andò a votare, cosa che non fa mai il presidente in Argentina se non in casi eccezionali, e quella legge passò. Cioè gli argentini, un paese del Sud America, ha una legge che è più progressista di quella dell'Italia, no? Che in realtà è al centro del Mediterraneo, no? E che ha tradizioni ben diverse. A proposito appunto dell'ingerenza di cui si parlava però, prima, scusi di Freddi, mi fa venire in mente una domanda così, quindi non è colpa della prossimità diciamo del Vaticano, è forse la politica italiana, la classe dirigente italiana che si sente, diciamo, fra virgolette, più sottomessa alle gerarchie ecclesiastiche di quanto non lo siano magari i cattolicissimi politici argentini? Sono più papisti del Papa, naturalmente. Io posso fare un piccolo esempio: quando fu creato il Partito Democratico da Veltroni nel 2008-2007, Veltroni all'epoca faceva festival di matematica a Roma, Veltroni mi chiese di entrare nel partito e io un po' ho torto collo, dissi ma sì, è un partito nuovo, no? Andiamo a vedere effettivamente quest'idea di mettere insieme la tradizione comunista e la tradizione democristiana potrebbe essere qualcosa che porta a un risultato nuovo. Ci rimasi qualche settimana, credo al massimo 2 mesi, perché poi alle prime riunioni
opinioni, no? Era evidente, no, che la maggioranza, la quasi totalità dei parlamentari di quello che poi divenne per l'appunto il PD, erano parlamentari non solo cattolici, ma per niente laici per l'appunto, no? E infatti poi tra l'altro lo si è visto anche in queste occasioni, no? Quando il PD, che dovrebbe in fondo, no, rappresentare quel tipo anche di ideali, e in realtà ha fatto compromessi, no, che, come dico, sono ancora più conservatori di quello che è successo in Argentina. Allora, facciamo un passo in avanti, andiamo a vedere una cosa che forse non piacerà al nostro amico Langone: una chiesa tramutata in una mensa, cioè il luogo liturgico diventa per alcune ore un servizio ai più bisognosi. Ci racconta tutto Giovanni Marinetti. Lui è Don Pietro Sigurani. Ogni giorno la sua chiesa diventa una mensa per i poveri. Dentro la chiesa, perché il simbolo fondamentale del cristiano, dei cristiani, è una tavola imbandita dove si mangia insieme. Prendete, mangiate il mio corpo, prendete, bevete il mio sangue. L'estate la facciamo fuori. Dentro si prepara tutto, i poveri stanno dentro, aspettano. Ecco, vedi, cominciano a preparare. Cioè, d'inverno si spostano e proprio i banconi, i banchi e i tavoli. E si mettono i tavoli dentro. D'estate invece. L'estate è fuori, perché. Che comunque c'è, è sempre aria, chiesa. È sempre chiesa. È tutto con la carità il pranzo, no? E un gruppo di miei ex alunni mi regalano ogni giorno 100 pasti, ma loro sono 160, e allora devo andare nei negozi con le offerte, perché io sono contrario ai contributi pubblici. La Chiesa deve fare la carità con la carità. Non è una mensa, non gli fate l'affronto di dire che i poveri vengono alla mensa di Sant'Eustachio, no? La mensa è una cosa spersonalizzata, una cosa bomba. No, vengono al ristorante di Sant'Eustachio. Aspetta, devo pagare, e mica paghi tu, eh? Sì. Cavaliere! Il primo a criticare sono le gerarchie della diocesi, che non vogliono che si faccia in chiesa, perché profana la chiesa, capito? E i matrimoni che pagano, che gli fai pagare centinaia di euro, e con i fiori e l'oro, migliaia di euro, quello non profana la chiesa. Qual è il forte di Papa Francesco? Che prima fa e poi dice. Tante volte la Chiesa dice, ma non fa. E qualche volta fa il contrario di quello che dice. Langone, andrebbe mai lei a pregare in una chiesa così? No. Perché? Non vado in una chiesa così, ma anche per esempio a Parma, dove abito di solito, in questo momento sono in Puglia, ma comunque di solito c'è una chiesa non così ma quasi, dove io mi guardo, sono entrato una volta, ho visto delle cose inguardabili e sono uscito di corsa. Ci racconta quindi, no, che non cosa entro c'era in questa chiesa, non entrerei in questa chiesa, perché faccio fatica a riconoscere come prete un personaggio che si veste come un sindacalista della CGIL anziani e faccio fatica. E sento la profanazione, la terribile profanazione, la mancanza di rispetto verso Dio e verso Gesù Cristo, che riducendo a ostello, a bivacco un tempio, e quando è chiaramente una cosa profondamente maliziosa, perché di spazi ecclesiastici che non sono consacrati a Roma ce ne sono a bizzeffe, per cui una mensa si potrebbe fare ovunque. Lì veramente voler profanare e sconsacrare. Ultima cosa, i fiori. Il prete vestito da sindacalista CGIL pensionato
pensionati ha questo problema, ce l'ha con i fiorai. La gente non ha capito, perché l'ignoranza di questi personaggi è totale, anche non solo riguardante la teologia, ma anche l'economia. Il lusso crea benessere, dà lavoro. I fiori nei funerali, nei matrimoni, sono cose bellissime che fanno lavorare i coltivatori dei fiori, i fiorai e tutti quanti. Beh, anche qui per cui si dava da mangiare delle persone, roba, che mi viene in mente Giuda, quando c'è un episodio evangelico che comunque ha Giuda come protagonista. È un discorso da Giuda, quello di essere contrari al lusso, che invece è un elemento fondamentale del culto, del sacro, della liturgia, oltre che un modo per far guadagnare e per far vivere tante persone. Però scusi Langone, io magari non andrò oltre qualche piccola tavola sinottica sul tema della religione, però anche da mangiare agli affamati, penso che sia leggermente più nobile che far vendere fiori al ferraio. Ci sono tanti altri spazi. Sì, ma è più nobile, mentre questo passaggio nei testi sacri c'è. A me manca il facciamo lavorare i fiorai perché, come dire, un comparto dell'economia che deve crescere. No, c'è anche nei testi. No. C'è un momento in cui Gesù riprende Giuda, che aveva da dire su come erano stati spesi dei soldi, no? Come dire, cos'è questo lusso, questa cosa? Potevamo vendere questa crema costosissima e darla ai poveri. Va bene, e chiaro. E Gesù ha detto, no, ma senti, voglio dire, stai calmino, stai sereno, buono, stai al tuo posto. Cioè, voglio dire, non ha apprezzato la bellezza. No, il cristianesimo è bellezza, non è pauperismo, non è miseria, è bellezza. Fiori ci stanno nel cristianesimo. Abbiamo imparato stasera in onda, caro Labate, che oltre al Vangelo secondo Matteo c'è il Vangelo secondo Langone. Ma voglio dire, va benissimo, è un'interpretazione simile. Però Pallavicini, voglio metterla in difficoltà se ci riesco. Beh, cioè, anche il Corano secondo Pallavicini. Appunto, anche il Corano. No, ma il Corano, però Pallavicini è un grande studioso del Corano. Ma perché non aprite anche voi le vostre moschee alla città, ai cittadini italiani, ai poveri, facendolo diventare davvero un luogo non soltanto per i musulmani fedeli, ma un luogo di aggregazione? Forse anche gli italiani avrebbero meno paura di questi posti. Ma per aprire le moschee anche a questi usi bisognerebbe riuscire ad aprire le moschee. Beh, quindi, c'è la grande moschea di Roma, a Segrate c'è un'altra importante moschea guidata da Ali Muswaima. Al di là della battuta, effettivamente, l'idea è, forse come si diceva prima, l'importante è non confondere usi e costumi. Cioè, per intenderci, un ebreo come sottoscritto e un cattolico, credo, battezzato. Sì, battezzato. Un buon cattolico. Un buon agnostico. Un buon agnostico come l'abate, no? Potremmo entrare nella moschea. Noi vi invito a venire alla nostra moschea di Via Meda. Non siamo a Milano. Infedeli. Non siete infedeli. Laico, ci conosciamo meno, però sarà un'occasione di conoscenza e di fratellanza. Accettato. Grazie. O di Freddi. Professore Di Freddi, dov'è? Sono qua, sono lei invece qua, in quella chiesa gestita, come direbbe Langone, da un sindacalista della CGIL, detto con un certo sfregio, mi pare, da Langone, ma insomma, invece mi pare che sia un aspetto del cristianesimo che le piace quello. Un prete è un uomo di Dio, non è uno sfregio, un prete è un uomo di Dio, non deve servire la CGIL. Ma infatti quello è un prete, infatti è un prete, col regolare peraltro ce l'aveva aperto, ma col regolare, come si dice, colletto. Collarino. Collarino, appunto. Sì. No, però io se posso rispondere dico, anzitutto ci andrei molto volentieri, mi sembravano piatti anche appetibili, no? E questo l'ho fatto tra l'altro in giro per il mondo, a me piace molto andare a visitare chiese, templi, moschee, sinagoghe, cose di ogni genere, perché quando si viaggia la religione è uno degli aspetti anche folcloristici, no? Del paesi che si conoscono. Sono felice tra l'altro di questo dibattito questa sera, perché in realtà spesso il cristianesimo un po' si trincera e si maschera dietro un aspetto, diciamo, così da pecorelle, no? Forse si mette il vestito da pecora, ma finalmente vediamo, no? Che ci sono anche molti cattolici, credo che appunto Langone non sia un caso isolato, che sono fondamentalisti esattamente come sono i fondamentalisti gli islamici. Ci sono sempre questi due aspetti della religione. Ma noi non tagliamo la gola a nessuno, Di Freddi, ma non esattamente, avete non tagliate parecchie, tanto per cominciare. Non tagliamo la gola e poi, a nessuno. Se posso dire, adesso vabbè, lei naturalmente ci mancherebbe altro che tagli le gole a qualcuno, però per esempio tutt'oggi i nostri soldati rimangono in Afghanistan e sono stati in Iraq. Quando Bush ha lanciato la campagna contro l'Iraq ha parlato espressamente di crociata, no? Quindi lei diceva prima che questo simbolo e questo termine sono ormai... Lei è un collezionista di culti, ma non li conosce, cristiano, Bush è un protestante, non è cattolico.
Io sto parlando dei cristiani, naturalmente. No, no, non no, dei no, cattolici, ma i protestanti non sono quasi cristiani, no, no, no. Ok, ok. Comunque, adesso lei i battesimi li celebra Langone. Cioè, i veri battesimi li celebra Langone, così stabilirà perfettamente. Mi sembra chi di sentire Monsignor Lefebvre, in realtà. Non so se Langone appartenga a quella congregazione, quelli sono cattolici invece, no? Però hanno più o meno le idee che hanno. Cattolico romano. Cattolico apostolico romano. Ma anche loro dicono di esserlo, naturalmente. No, anche no, Lefebvre diceva di essere messe, cattolico. Io vado perfino alle messe in italiano. Bravo. Attenzione, però arriviamo sul, diciamo, su un cattolico, non so se molto noto, ma che forse non piacerà a Langone, cioè il cardinale Bergoglio, che è il nostro Papa Francesco. Le piace Langone a lei, che è un ratzingheriano di ferro, Papa Francesco? Innanzitutto non sono un ratzingheriano di ferro. Non lo sono mai stato. Comunque, ecco, io sono un vero cattolico e in questo cerco di essere umile, almeno ecclesiasticamente parlando, e quindi cerco di non farmi prendere dalle sensazioni. Io riconosco Papa Francesco come vero Papa, non sono un sedevacantista, spero che sia divinamente ispirato e quindi evidentemente lui conosce la situazione molto meglio di me, per cui mi piace, non mi piace, non è una categoria cattolica. Io sono cattolico perché appartengo alla Chiesa di Cristo. Ratzinger, però le possiamo dire che le piaceva stesso. Di più? Ratzinger le piaceva un po' di più rispetto a Papa Francesco? Ma sicuramente aveva, io essendo un esteta cattolico, sicuramente apprezzavo il suo amore per la liturgia, che in Papa Francesco non è particolarmente spiccato, ma non è che uno è cristiano per i paramenti, voglio dire, non scherziamo. Siete d'accordo? Allora, se siete d'accordo, facciamo chiudere a Pallavicini, perché non è possibile che Odifredi sia d'accordo con Langone. No, anche perché no, i laici... intendevo dire, no, brevemente, che in realtà anche io mi sentivo in qualche modo più vicino a Papa Ratzinger, perché in fondo io sono un logico matematico, tra l'altro, no? Però mi interesso così fin da bambino di teologia, no? E effettivamente, no, Ratzinger scriveva libri, no? Aveva una certa profondità di pensiero che mi sembra di non vedere in Papa Francesco, che è più appunto, no, quello che viene definito un parroco di campagna, no? Che dice delle banalità, no? Travestite, insomma, così, no? da metafore religiose, no? Quindi da questo punto di vista non, a me Papa Francesco non ha mai fatto una grande impressione, e soprattutto mi fa poco impressione questa specie di pauperismo che è la sua immagine, perché in fondo noi ci dimentichiamo, voi ovviamente lo sapete, ma forse non molti dei telespettatori lo sanno, che in realtà il Papa è letteralmente l'uomo più ricco del mondo, perché la Costituzione del Vaticano non fa distinzione fra le proprietà dello Stato e le proprietà del Capo di Stato. E su questo e quindi dobbiamo Francesco chiudere. Possiede personalmente, e sulla, no, ricchezza del Papa dobbiamo chiudere, non per censura nei confronti di Odifredi. Naturalmente, ci mancherebbe. Grazie anzi per l'accoglienza. Fermarci qui. Chi salutiamo? Io saluterei innanzitutto Pallavicini. L'ottimo Pallavicini. E salutiamo Langone. Salutiamo Langone, salutiamo Di Freddi e vi auguriamo una buona serata. Ci rivediamo alla serata. Prossima. Certo. Grazie a voi. Buona serata. Buonanotte. Buonasera. Shalom e salam. Salam.